E finalmente sono riuscito anch'io a riprendere questa ricetta che mi ha sempre incuriosito, la realizzazione di questi spaghetti arrostiti, sbruciacchiati, di colore rosso intenso, un po' piccanti, un po' amarognoli, un po' croccanti. Ho voluto provarla a tutti i costi. Gli ingredienti che ho utilizzato sono la passata di pomodoro, il triplo concentrato di pomodoro, olio extravergine d'oliva, peperoncino secco in questo caso, del sale, degli spicchi d'aglio e la pasta, in questo caso spaghetti. Io vi consiglio di utilizzare una pasta non trafilata al bronzo perché durante la risottatura rilascia troppi amidi e quindi ve la rende troppo cremosa, però questo è un mio personale parere. Un'altra cosa che vi consiglio è quella di utilizzare una padella bella larga di un diametro di almeno 30 cm, così che gli spaghetti possano entrare per il lungo e sarà molto più facile poi arrostirli, sbruciacchiarli e risottarli. Inizio subito con la preparazione, quindi in una pentola aggiungo acqua e vado a creare il brodo di pomodoro. Aggiungo la passata e il triplo concentrato, poi aggiusto un po' di sale, mescolo il tutto e lascio bollire per una ventina di minuti, 20-25 minuti, poi quanto lo fate bollire sta a voi. Io penso che farlo bollire un po' di più lo rende ancora più gustoso. Nella padella di ferro poi vado con olio extravergine d'oliva e rendo l'aglio in poltiglia con una microplane. Faccio riscaldare il tutto, porto a temperatura dolce, non troppo alta, e poi aggiungo il peperoncino secco. Una mescolata e vado di passata. La passata di pomodoro, in questo caso il sugo, deve cuocere e deve stringere un po' perché vogliamo poca acqua all'interno della padella in modo che la sbruciacchiatura e la rosolatura dei nostri bellissimi spaghetti avvenga nel modo più buono possibile, quindi nel modo più adatto possibile. Aggiungo gli spaghetti e vado a distribuirli uniformemente in modo che la rosolatura sia quanto più precisa possibile. Non andiamo a fare un lavoro di fino super preciso, però cerchiamo di rosolare quanto più omogeneo possibile. Una volta completata la prima rosolatura, vado con il brodo di pomodoro. Mi accorgo che alla preparazione serve brodo di pomodoro, quindi liquido, perché sento quel rumore persistente della rosolatura, che magari, non preso a tempo, mi va a rovinare tutta la preparazione perché vado a bruciare gli spaghetti, quindi questo non deve accadere. Bisogna quindi regolarsi un po'. Una volta iniziata la risottatura, quindi la cottura dello spaghetto con l'acqua di pomodoro, non vado mai a coprirlo completamente, quindi aggiungo poco alla volta il liquido, in modo che la rosolatura comunque continui. Come puoi vedere, gli spaghetti rosolano, che è un piacere, un bellissimo colore proprio di bruciatura, quindi rosolatura, sbruciacchiato, che conferisce quell'amarognolo, però anche quel senso un po' di affumicato a questa preparazione, che è fantastica. Continuo comunque con l'acqua di cottura, con il brodo di pomodoro, e cerco di rendere la cottura quanto più omogenea possibile muovendo gli spaghetti, però cerco comunque di non muoverli troppo perché devono rimanere a contatto con il fondo della padella per far continuare questa rosolatura, questa sbruciacchiatura, come la chiamo io. Una volta scelta per me la cottura ideale dello spaghetto, che deve essere comunque al dente, un po' sbruciacchiato, un po' quindi ancora duro come una pasta al forno, sono pronto per andare ad impiattare, a gustare il piatto. Io ho impiattato, ho fatto diverse foto, ho fatto diversi video, ovviamente non vedevo l'ora di andare a testare il sapore di questa pasta perché è stata pure per me la prima volta, però volevo assolutamente realizzare un video riguardo a questa ricetta perché la trovo super interessante. Adesso provo finalmente questa pasta direttamente in padella perché in padella sa tutto più buono, e che dirvi, era di un gusto davvero intenso, piccante, si sentiva l'aglio, con tutta la quantità di pomodoro e la concentrazione del pomodoro che c'era all'interno si sentiva molto, quindi molto intensa, sicuramente non per tutti i palati, ma davvero una ricetta che merita di essere provata.